Trento, Palazzo del Governo Provinciale. È stata questa la sede del vertice che ha visto seduti attorno allo stesso tavolo i capi di governo della comunità di lavoro Argealp. Per la provincia di Bolzano, il presidente Arno Kumpacher. Risoluzione sulla strategia dell'Unione Europea per una macro regione alpina e la richiesta di un rappresentante speciale. Questi temi sui quali hanno concordato i rappresentanti politici. La presidenza della comunità di lavoro per i prossimi 12 mesi è passata dal Trentino al Ticino. A Trento i presidenti hanno approvato una risoluzione riferita ad una strategia europea macro-regionale per le Alpi. Innanzitutto non era solo una condivisione dei contenuti, cioè la strategia di per sé, dove vogliamo ovviamente lavorare per uno sviluppo sostenibile delle regioni alpine, ma anche sul metodo, dove noi adesso prevediamo una governance doppia, dove ci sarà la presenza delle regioni come presidenza politica, ma poi a rotazioni ovviamente, ma poi anche una figura amministrativa che segue in modo continuo i lavori e li promuove anche. Durante i lavori il presidente Kumpacher ha accennato al suo recente incontro a Bruxelles con il commissario dell'Unione Europea Hahn. Ha riferito che l'Unione riconosce la necessità di trovare metodi e condizioni per garantire la continuità nello sviluppo e nell'attuazione dei programmi regionali. Di qui l'importanza anche in futuro della macro regione alpina. Si tratta di portare avanti le nostre esigenze, perché abbiamo delle esigenze particolari e spesso gli Stati membri dell'Unione Europea non li seguono in modo determinato, perché proprio riguarda soltanto una piccola fetta del loro territorio. Le regioni alpine sono una quarantina, però all'interno dei loro Stati sono soltanto una piccola fetta. Per quello dobbiamo essere coesi e collaborare molto bene per portare avanti le nostre questioni. Nel vertice di Trento i presidenti hanno invitato la Commissione Europea a concentrare l'attenzione sui temi del consolidamento dell'occupazione, del miglioramento della connettività, del rafforzamento dell'intermodalità nel traffico, della prospettiva del trasferimento del trasporto di merci dalla strada alla rotaia, del potenziamento dell'efficienza energetica e della produzione sostenibile di energie rinnovabili, nonché, in tema di turismo, della gestione sostenibile ed efficiente delle risorse naturali e culturali. Oltre ai presidenti delle regioni aderenti ad Argealp, ai lavori sono intervenuti tra gli altri il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, i rappresentanti politici di Lombardia, Veneto, Valle d'Aosta e Liguria.